Ciao Massimo, Ciao. tra l'altro non ci siamo visti, ti volevo salutare. E situazione un po' complessa, chiaramente, evidente. La cosa che mi rimane addosso in questa partita è la paura un po' della squadra. Quello che sento, squadra che ha avuto molta paura anche nelle situazioni quelle clamorose che abbiamo avuto, Koulibaly, rigore di Pettinari, Brugman, rigore in movimento. Squadra che non è tranquilla, che probabilmente quindi risente di questo aspetto anche nella finalizzazione, non so se sei d'accordo. Ma la squadra con il tranquilla è dovuta anche dal fatto che percepisce il momento negativo che si sta passando, no? Però che non sia tranquilla io vi posso garantire che non è così. Oggi poteva sembrare una partita fatta male, ma il primo tempo l'avevamo preparata in quella maniera. Abbiamo incontrato secondo me la squadra più forte di questo campionato sotto l'aspetto del palleggio, e se sbagliavamo a fare qualcosa loro ci mettevano in mezzo, creano 6, 7, 8, 9 occasioni da gol a partita. Oggi credo che hanno fatto l'occasione del gol e qualche situazione in area, ma siamo stati bravi sotto questo punto di vista. Quindi il primo tempo siamo ripartiti varie volte, di cui il palo di Koulibaly, il calcio di rigore di Pettinari. Poi rientri il secondo tempo con una verba ancora maggiore, perché negli ultimi 10 minuti del primo tempo secondo me eravamo saliti sotto l'aspetto dell'intensità. Cambiamo modulo, creiamo occasioni e poi c'è stata l'occasionissima di Gaston che lì ci poteva cambiare la partita, perché oggi pareggiare è un risultato importante. Però ripeto, in questo momento la squadra io la vedo compatta, la vedo con grande voglia di tirarsi fuori il prima possibile. Il peccato è di aver incontrato oggi l'Empoli, però credo che, io ho visto le ultime 3-4 partite dell'Empoli, credo che noi siamo stata una delle poche squadre che l'ha messa veramente in difficoltà sotto l'aspetto dell'occasione da gol. Ti voglio chiedere, questa è l'ultima per me. Hai detto bene, la scelta di insomma, lasciare campo all'Empoli, lasciare il palleggio all'Empoli del primo tempo è una scelta tattica tua, no? La cosa che forse che è mancata, a mio giudizio, una volta subito il gol, la capacità di trasformarsi, non dico come occasione perché ci sono state, forse poi soprattutto su regali dell'Empoli, però il fatto di avere poca manovra, poca fluidità nella manovra, questa è la cosa che è sembrata un po' assente. Quindi sì, subire perché per scelta, perché l'Empoli chiaramente ha questo palleggio difficile da entrarci dentro, però forse la cosa che è mancata nella trasformazione, quindi il risultato che cambia, la partita che cambia, l'inerzia che cambia, quella fluidità di manovra che forse un po' è mancata, a parte sui terzini, però è chiaro che poi crossare dalla tre quarti piuttosto che altre situazioni sono mancate, secondo il mio giudizio. Sì, la manovra la potevamo fare meglio il primo tempo sicuramente, però loro tatticamente quando perdono palla sono sempre tanti in zona palla, quindi è difficilissimo uscirne. Noi l'abbiamo fatto varie volte il primo tempo, logicamente non hai fluidità per uscirne, però dobbiamo essere più bravi ad attaccare gli spazi liberi che ci lasciavano. Però alla fine, a conti fatti, no? Il primo tempo, se non subiamo quel gol in quella maniera, magari chiudiamo 0-0, la partita del secondo tempo in un'altra maniera. A me rimane il fatto che continuo a vedere una squadra compatta con voglia di fare bene, e questa è la cosa che mi fa stare un po' più tranquillo delle altre cose, perché poi noi dopo Carpi ci siamo compattati, abbiamo fatto, secondo me, Avellino una grande partita. Oggi abbiamo incontrato l'Empoli e secondo me abbiamo fatto un'altra buona gara. Purtroppo per il risultato negativo rimane, però rimane una squadra che ha cercato di fare e di mettere in difficoltà una squadra forte. Massimo, Pettinari, si può calciare secondo te un rigore con quella sufficienza e poi rientrare in panchina con quel nervosismo, con un atteggiamento, secondo il mio punto di vista, un po' esagerato? Il rigore, sinceramente, io non l'ho guardato, non l'ho voluto guardare. Poi l'ho rivisto negli spogliatoi, ti fa un po' rabbia perché nei momenti decisivi di una partita non puoi tirare un rigore piano, però purtroppo nella mente dei giocatori delle volte non ci possiamo entrare, e per quanto riguarda il cambio, quelle sono cose che gestisco io.
L'ho già detto ai vostri colleghi, chi non si allinea con le mie, chi non si allinea per il Pescara sicuramente non farà parte di quello che voglio fare io. In questo momento prima di tutto viene il Pescara, poi viene Epifani, poi vengono i giocatori e poi vengono tutti gli altri. In questo momento bisogna remare tutti per la stessa parte, bisogna prendere i fischi e bisogna prendere gli applausi quando ce li faremo, se saremo bravi a prenderli. In questo momento dobbiamo pensare solo a Pescara. Chi non capisce questo, logicamente farò delle scelte. Insomma, volevo mettermi un po' a coda della domanda, volevo intanto capire se il rigorista designato era Pettinari. Però ieri tre rigori ha fatti tutti e tre in allenamento. Adesso. Quindi se era lui il designato, perché ho visto poi abbiamo visto che è andato a prendere la palla con sicurezza. Poi però dalla tribuna si percepisce chiaramente una sorta di nervosismo che serpeggia in campo e fuori. Mi riferisco agli atteggiamenti di alcuni giocatori che chiaramente sia nella sostituzione che poi nell'avvicinarsi alla panchina hanno avuto quantomeno dei comportamenti che hanno tradito un certo nervosismo. Che cosa succede? È il risultato che non arriva che crea questa situazione, oppure nello spogliatoio c'è qualcosa che non funziona? Questa è una domanda. Lo spogliatoio è sanissimo, ve lo garantisco io. E per quanto riguarda, entriamo nello specifico, Pettinari è venuto in panchina, io l'ho guardato. No, anche Fornasier aveva cominciato dopo il gol. Secondo tempo l'avete rivisto in campo, Fornasier? Appunto, non guardo in faccia a nessuno, non ho paura di nessuno, guardo in faccia. In questo momento per me il Pescara è inutile girarci intorno, questa era la domanda dei due casi. È logico che pensavo che non ve l'avete accorto. Fornasier non è rientrato per un atteggiamento che ha avuto in campo. Non transigo su queste cose, voglio rispetto prima di tutto, ma non per me, per la gente che viene allo stadio e per i compagni di squadra che stanno in campo e stanno in panchina. Chi non rispetta queste cose, io sono da garante in questo, perché in questo momento bisogna remare tutti alla stessa parte. È successo che il ragazzo non accettava la sostituzione, non accettava, era rimasto male la sostituzione. Ma io, però per me, com'è? Ma lasciamo perdere quello che è successo e quello che dopo me lo vedo io nello spogliatoio e non ci sono problemi. Quindi in questo momento dobbiamo pensare ad altre cose. Queste sono cose che non ci aiutano a venire fuori dalla situazione, perché se dobbiamo capire che tutti quanti qui non dobbiamo pensare all'io, ma dobbiamo pensare al noi, perché in questo momento dobbiamo pensare a fare il risultato, che è la cosa più importante per il Pescara. Assolutamente no. Tattica. Se il cambio, lo scivolamento in avanti Brugman al secondo tempo, che tra l'altro ha portato comunque a una situazione offensiva molto più frequenti, ti lascia ancora convinto che Brugman nella posizione metodista sia la migliore, oppure oggi con la difficoltà che abbia avuto nel innescare gli attaccanti, la qualità di Brugman potrebbe essere forse ancora più importante nella posizione di mezzala piuttosto che da trequartista come utilizzato oggi, oppure mantenerlo ancora da metodista? Ma Gaston ti dà tante soluzioni. Inizialmente parte davanti alla difesa perché è un giocatore che ci fa giocare, ci ha personalità nel prendere la palla, però noi quando ci siamo messi 4-3-1-2 abbiamo rischiato tanto perché mancava ancora 25 minuti alla fine. E siamo stati veramente molto bravi, perché siamo stati bravi nell'uno contro uno, siamo stati nell'avere coraggio di fare certe giocate. È logico che avere un giocatore come Gaston Brugman ti consente di fare delle scelte tattiche anche in corso d'opera, come ho detto nei giorni precedenti alla partita, avendo anche un giocatore come Carraro che quando entra è un giocatore importante, perché ti dà sia fisicità ma è anche bravo a giocare. Non ho capito una cosa io, nel senso, non avrà conseguenze l'atteggiamento di questi due giocatori? In che senso? Non verranno... Sì, ma ora ci siamo attaccati. No, vabbè, sono cose che io gestisco io nello spogliatoio. Sì, però è una cosa importante. Perché io vi posso dire... La multa ci sarà o no? Come? La multa. Ma io sono...
Per quanto riguarda le quattro mura dello spogliatoio, ci penso io. Vi garantisco che ci penso io, perché non esistono problemi. Sono cose che capitano su tutti i campi d'Italia. Giocatore che esce scontento, si capita tutte. Pure io quando sono uscito un paio di volte, poche volte, quando giocavo ero scontento. Quindi non è questo il problema. Massimo, In questo momento non è questo il problema del Pescara. Il cambio di Fornasier al 45esimo punitivo è una cosa forte, che tanto ti va dato atto assolutamente, nel senso, una cosa che non si vede tutti i giorni, cioè un alterco tra allenatore e giocatore che poi si conclude con un cambio, è una cosa molto forte. Tra l'altro, ripeto, ti va solo dato atto e merito su questo. Tutto qua. Ma guarda, Ivano, a me mi dispiace quando perché molte volte è passato un messaggio di un magari che non io sono, ripeto, sono garante del Pescara e in questo momento non ho paura, cioè non ho paura, devo risolvere i problemi che ha questa squadra, e chi mi segue viene con me, chi non mi segue non può venire con me, e andiamo a combattere, magari rimaniamo in 14-15, ma andiamo a combattere con quelli che vengono con me. No, questo ti rende onore, nel senso il fatto di andare dritto per la tua strada, Massimo, però questi comportamenti, peraltro da parte di due giocatori, non hanno mai creato problemi, cioè due ragazzi tranquilli. Sì, adesso noi ci stiamo focalizzando su un problema, però vi garantisco che non esiste questo tipo di problema. A Pettinari, che non segna comunque da tanto. E può darsi che è nervoso dal fatto che non segna da tanto. La domanda è questa: senti di avere ancora la situazione sotto controllo, questi sono segnali che possono un po' preoccuparti? Ci penso che io ho tutti i segnali sotto controllo. Una squadra che lotta fino alla fine per cercare di cercare risultato e segue tutti i dettami tattici che dà un allenatore, penso che la situazione sia sotto controllo. Questi segnali servono a loro per capire che bisogna remare tutti la stessa parte, quindi non creiamo un caso che in questo momento non esiste, perché non esiste un caso, sono gestioni che un allenatore fa all'interno dello spogliatoio. Senti, avevi chiesto un po' al pubblico di fischi abbastanza sonori, no? Io più di chiedere aiuto non posso fare. È logico che quando chiedo aiuto chiedo di fare il tifo alla maglia del Pescara. Non dico che dobbiamo fare il tifo a Massimo Epifani o ai giocatori del Pescara. Hanno percepito, perché oggi è stato meglio sicuramente della partita di Carpi, però dipende da noi cercando di fare le grosse prestazioni, cercando, se oggi avevamo fatto il pareggio, secondo me ci portavamo dietro tanta gente dietro, e purtroppo in questo momento dobbiamo ingoiare anche le polemiche o gli insulti tra virgolette che abbiamo. L'ultima te la faccio sul calendario, Massimo, ti preoccupa giocare tre volte su quattro fuori casa nelle prossime, oppure magari è meglio così? Ma potrebbe essere meglio, perché credo che fuori casa questa squadra ha fatto sempre meglio, però a prescindere da questo il calendario non ci fossilizziamo su quattro partite, noi ci dobbiamo fossilizzare su tutte le partite, partita dopo partita, perché non è che incontriamo tutte le domeniche l'Empoli, adesso inizieremo a incontrare, magari vai a Brescia, uno scontro importante dove incontriamo una squadra come noi e dobbiamo fare il risultato. Poi ci saranno 10 giorni per preparare l'altra partita, sperando che giovedì le cose vanno bene. Massimo, buonasera. Ti volevo chiedere, Machine, un giudizio sulla sua prestazione e in generale del centrocampo. Machine, primo tempo non è partito bene, ha sbagliato degli appoggi. Poi il secondo tempo è venuta fuori la sua qualità. Come ho detto ieri in conferenza stampa, che più l'avvicina all'area di rigore più diventa un giocatore importante. Purtroppo oggi mancava un giocatore che per noi è importantissimo, che è Balzania, perché nell'economia il centrocampo ti dà tanto. Però alla fine non l'ho tolto, perché secondo me pensavo nel secondo tempo che mi poteva dare qualcosa. Forse mi aspettavo qualcosa di più nei 16 metri, perché lui c'ha un gran tiro, aspettavo un tiro da lui. Grazie. Posto.